in collaborazione con Sono abbonato. MyTT è il programma fedeltà di Trieste Trasporti che premia gli abbonati con vantaggi esclusivi. Visita il sito e scarica l'app. Più viaggi, più vantaggi. Mi sono abbonato. Consideri che nei primi tre mesi di quest'anno noi abbiamo circa 2600 rintracci, consideri che l'anno precedente, che era l'anno terribile, insomma quello più intenso che si fosse mai vissuto, ne avevamo 600. Quindi è un po', insomma, evidente che la situazione si sta ulteriormente complicando. Sono più che quadruplicati i rintracci di migranti a Trieste nei primi tre mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2022. Il prefetto Pietro Signoriello, a margine della festa della polizia, ha commentato così la dichiarazione dello stato d'emergenza da parte del governo proprio sul tema migranti. Ma personalmente e istituzionalmente sì, colgo molto positivamente questa iniziativa del governo e credo che sia un riscontro di una situazione obiettiva che in questo momento, insomma, esiste nel paese. E noi peraltro a Trieste, in genere nel Friuli Venezia Giulia, sentiamo molto questo tema, insomma c'è una evidente complessità, i numeri continuano a crescere. Una situazione complessa, con numeri in aumento, così come crescono gli sforzi dell'intero sistema. Così il presidente della regione, Fedriga. No, è per dare risposte rapide a un'oggettiva emergenza che stiamo vedendo in questi mesi, con numeri impressionanti, soprattutto dal Nord Africa, ma che ovviamente coinvolgono anche la rotta balcanica. Non è la soluzione al problema, è affrontare l'emergenza, la soluzione al problema deve vedere protagonista l'Unione Europea e deve vedere protagonisti tutti i paesi che coinvolti, per quanto ci riguarda ovviamente, dalla rotta balcanica. Il prefetto ha sottolineato come la ricerca sia continua anche per trovare nuove soluzioni per l'accoglienza, resa difficile dal fatto che il numero di posti occupati sia già molto elevato, pari a circa 1400. La provincia è piccola, ha aggiunto, e ci muoviamo molto per rimanere in equilibrio attraverso logiche di ricollocamento regionale. Occorrono risposte e credo che all'interno della dichiarazione di questo stato d'emergenza potranno esserci ulteriori strumenti per riuscire, insomma, a intervenire su questa situazione. Allora, cominciamo da questo. Buonasera e bentrovati a tutti, anche perché, diciamo, la festa della polizia poi è stata fondamentalmente monopolizzata nelle ultime ore, certo da tante notizie, ma anche dai dati che riguardano gli arrivi. Se Guido ci aiuta, così saluto Guido Indri, Elisabetta Gessi, Massimo Giraldi, regia. Questo, come sempre, è quello che mostriamo, il cruscotto degli arrivi dal sito del Ministero dell'Interno, e si vede nettamente come già inizio 2023 siano 3, 5, per 8, quasi 4 volte tanto gli arrivi dello stesso periodo del 2022 e del 2021. Insomma, numeri che sono notevoli. C'è un grande dibattito ovviamente anche sulla protezione speciale, la terza soluzione che spesso viene scelta se non si ottiene l'asilo, insomma, una richiesta, non si ottiene una richiesta differente per quanti arrivano, 4 volte tanto gli arrivi rispetto all'anno precedente. È un dato che ci spiega il prefetto stesso al microfono, come avete sentito, di Laura Buccarella. Questo è un tema. È chiaro che poi oggi dobbiamo capire anche un po' come sta andando sul fronte della Giunta, le scelte di Massimiliano Fedriga, che ha confermato che sarà sciolta il 26, insomma, quello mi pare questa sia la data che ha citato del Consiglio regionale. Quindi intanto vi presento gli ospiti, poi vi racconto cosa succede stasera. Ben trovato Francesco Russo, consigliere regionale del Partito Democratico. Buonasera, buonasera a tutti. Andrea Mariucci, Forza Italia, assessore al bilancio a Muggia. Buonasera, buonasera. Poi a tutti. Vedo collegati Antonio Calligaris della Lega. Buonasera. Fa l'assessore?
Con il brutto pelo, perché dovrei, insomma, no, dico, in questo momento immagino no, però no. Nelle prossime settimane no, dice impossibile. Farà il capogruppo, benissimo, questo può, eh? Anche quello non credo, vedremo. Anche quello non crede, eh? E si sbottoni un po', capisco tutto. Che ha la dolce vita stasera, però si sbottoni un po', dai, eh? Vabbè, tanto le notizie ce le dà Russo, capito? Allora, fermo lì. Esatto, bisogna chiedere a lui. Secondo me lui qualcosa sa. Allora, saluto e ringrazio Marco Gombacci, direttore dell'European Post. Ciao Marco, buonasera. Grazie per l'invito. Ciao Ferdinando, buonasera a tutti. Da dove sei collegato? In che parte del mondo? Sono appena arrivato a Bruxelles. Bruxelles, va bene. Stiamo aspettando Serena Pellegrino, neo consigliere regionale di Alleanza Verdi Sinistra. Vediamo appunto se si collega, evidentemente ha qualche minuto di ritardo. Dunque, quindi vedremo appunto Federica, tutto questo. Anzi, ce l'hai subito Federica, così lo vediamo e commentiamo un po' quello che sono le notizie di queste ore, perché qualche possibile novità e incastro, diciamo, nella lettura di questo post voto lo abbiamo e lo commenteremo insieme. Eccolo qua, Serena Pellegrino intanto mi dice che arriva, quindi la aspettiamo. Prima di sentire Federica vi spiego poi cosa succede nella seconda parte. Tra un po' più di un'oretta invece avremo ospite il professore di zoologia del Museo di Storia Naturale, che ci racconta come Nicola Bressi, come difendersi in caso di incontro con l'orso, perché chiaro, tutti stiamo parlando della tragedia del Trentino, della storia di quello che riguarda quel territorio che non aveva più orsi, non che l'orso fosse a rischio estinzione, ma siccome si è cercato di ripopolare, oggi ci sono almeno 100 esemplari, sappiamo del dramma appunto successo, l'idea addirittura di spostarne alcuni nel vicino Veneto, c'è l'esperienza della Slovenia che ha 1000 orsi almeno, no? Nel proprio territorio, che è ben più piccolo, insomma, e quindi convive da molto tempo. Ma mettiamo, insomma, citato. Ha citato Lovo Vienna, deve pagare la pizza. Deve pagare la pizza. Turistico, cioè, no? Tra gli errori fatti, facciamo. Beh, chissà quello. Se uno ci starà pure dentro in una cabina, ogni cabina, sì. Si fa girare come un trattore. Scherza, al di là degli scherzi, diciamo, sanno come gestire, quindi. E sarà molto interessante capire qual è l'esperienza della Slovenia e quale potrebbe essere la soluzione. Ma perché dico questo? Anche perché tante volte in questi anni abbiamo raccontato di avvistamenti e nella storica pista del treno, una pista ciclabile, insomma, che dal centro di Trieste porta alla Slovenia. Allora, Federica, quindi questa è l'ultima parte, Federica e poi Russo ci dà tutte le ultime del Consiglio regionale, vedrete, e Caligari se si limiterà, diciamo, ad annuire o meno, se azzecchiamo, perché così non le possono dire nulla, va bene? Facciamo così. Federica. Ci può dare qualche tempo o ancora presto? Adesso ancora presto, insomma, però penso che penso che presenterò la giunta prima del Consiglio regionale convocato per il 26 aprile, normalmente si fa nei 10 giorni successivi, io penso invece che riusciremo a chiuderla prima. La nuova giunta Federica sarà formata entro la prossima settimana, tenendo conto del ponte del 25 aprile e della prima seduta del nuovo Consiglio, fissata per mercoledì 26. Dopo il primo giorno di confronti sulla composizione dell'esecutivo, il Presidente ha parlato di clima sereno tra i partiti e ha ribadito la sua intenzione di fare presto. Un nuovo vertice tra tutte le forze di maggioranza in Regione è in programma venerdì, ma gli incontri proseguono quotidianamente. Molto bene, penso, mi sembra che ci sia di fatto un grande senso di responsabilità da parte di tutte le forze politiche maggioranza e sono, diciamo, abbastanza ottimista che i tempi saranno brevi per formare la giunta. Le rose dei nomi proposti dai partiti dovranno seguire i criteri della competenza e degli equilibri territoriali e permettere il rispetto della regola che richiede almeno 3 donne su 10 assessori. Forte dei suoi 65.000 voti extraliste, Federica inserisce nella trattativa un assessore in quota personale. Per quanto riguarda i partiti, i nomi che circolano sono quelli degli assessori uscenti, con qualche novità. La Lega potrebbe puntare su Barbara Zilli, Sebastiano Callari e Stefano Zanier, ma anche sul capogruppo Mauro Bordin.
Una terna di uscenti dovrebbe arrivare anche dalla lista Fedriga. Alessia Rosolen, Sergio Bini e Pierpaolo Roberti andrebbero verso la riconferma. Da Fratelli d'Italia la proposta dovrebbe riguardare l'ex assessore Fabio Scoccimarro per Trieste, oltre a Mario Anzil per Udine e Cristina Amirante per Pordenone, mentre Forza Italia dovrebbe riproporre, salvo sorprese, il nome di Riccardo Riccardi. Con varie incognite, perché come abbiamo detto tante volte, no? Potrebbe entrare, poi avete visto forse scritto anche sui giornali, Elisa Lodi come assessore, quindi in quota rosa tra l'altro nella giunta, Fratelli d'Italia, e quindi sarebbe l'esponente triestino, allora cambierebbero molto, ma cambierebbe il quadro. Cosa sa lei? Cosa si respira? Dai! Allora, questo c'è qua Galligari. Ma Galligari, se non sbaglio, autorevolissimo membro, cioè, io capisco che poi alla fine non. Se no mi tocca parlare a me da Muggia, eh. Allora, se no devo parlare io da Muggia anche sulla giunta. Magari Mariucci qualcosa ci dice, dai. Ma diciamo che forse l'ex capogruppo della Lega, no, nello scorso consiglio, Mauro Bordin dovrebbe fare il presidente del consiglio, una prima casella che sistemerebbe un leghista a cui dicono dovrebbero togliere la postazione che Fedriga reclama per sé, anche se non si capisce bene qual è la figura, forse un assessore tecnico alla sanità, ma questo metterebbe in discussione Riccardo Riccardi. Qualcuno fa il nome della Savino addirittura come un gran ritorno da Roma. Un po' di confusione, ovviamente, insomma, c'è un po' di normale dialettica nel centro-destra. Diciamo, certo, noi stiamo a guardare, insomma, hanno Savino vinto loro, quindi ha un ruolo di peso, è sottosegretario del Ministero dell'Economia, quindi non una cosa da poco, per di più assessore anche a Trieste. Sì, ecco, diciamo, secondo che me, conoscendola, diciamo, preferirebbe lavorare sul territorio. Dicono che non è così, insomma, contentissimo del ruolo molto scomodo di viceministro all'economia, insomma, che è un ruolo impegnativo anche per una con il suo curriculum. Io intanto mi aspetto che si dimetta da assessore comunale, almeno quello, ecco, insomma, che è un mestiere che negli ultimi tempi ha fatto pochino, così come anche l'onorevole Matteoni è assessore comunale. Io credo che, insomma, sono pagati per fare un mestiere a Roma e è bene che lascino libero. Poi, insomma, anche a Trieste un po' di cose succederanno, c'è un po' di movimento, perché a me dicevano invece che stranamente, intanto ne approfitto, saluto Serena Pellegrino che si è collegata, Alleanza Verdi Sinistra, buonasera, ben trovata. Buonasera a tutti, scusate il ritardo, ma c'è stato un disguido evidentemente con l'indirizzo che mi era stato dato. Nessun problema, allora, anzi, sarà colpa di un altro ospite che si è collegato in uno Skype sbagliato, È vero o no, Guido? È sempre colpa di Caligari. Guido, secondo me Caligari, almeno visto che ha sbagliato, no, ci dovrà dare qualche notizia per compensare tutto ciò sulla nuova giunta. Vabbè, allora, scusi Caligari, io scherzo, però il tema è, Savino abbiamo detto, paradossalmente rispetto invece ai desiderata triestini, no? Quando Fratelli d'Italia ha ottenuto un buon risultato non ha voluto il vice sindaco ma ha preferito quattro assessori, no? Nella giunta di piazza, forse qua ci sarebbe un gioco diverso, anche perché a farlo è un'altra persona che è il coordinatore regionale Walter Rizzetto insieme ai fratelli Ciriani, no? Il ministro Ciriani. E quindi addirittura invece vorrebbero il vicepresidente. Non è che vorrebbero il vicepresidente, diciamo che da quello che si dice la prima scelta sarebbe stato il presidente del consiglio, ma è stato dirottato Bordina, appunto, quindi quella casella si è occupata. E quindi in qualche maniera c'è questa seconda scelta come vicepresidente. Anche se lì la partita interna è capire effettivamente se Scoccimarro rischi veramente di finire sotto il fuoco amico, perché si dice che i fratelli Ciriani, appunto, piuttosto che l'ammirante, preferirebbero un'altra figura maschile di Pordenone, e quindi questo metterebbe in discussione che Alessandro Basso, no? Lo spazio probabilmente potrebbe essere Basso e lo spazio per Scoccimarro quindi si restringerebbe e sarebbe in campo l'assessore Lodi. Se posso, da fuori palazzo, quello che emerge politicamente innanzitutto che non c'è nessun tipo di confusione a pochissimi giorni dal voto, se consideriamo che ci sono state le vacanze di Pasqua nel mezzo. Fedriga scioglie le riserve il 26 di aprile, questo significa che il Presidente, come ha dimostrato in tutti questi 5 anni, ha le idee ben chiare e significa anche che c'è un clima serenissimo tra le segreterie del centrodestra. Quindi, serenissimo. Al di là di quelli che sono i valzer delle nomination più o meno verosimili, se una giunta regionale, tu con la Pasqua nel mezzo, il 26 già la presenti,
Diciamo che tutti i presidenti la fanno in una decina di giorni, nessun presidente l'ha fatta in Lombardia, nel Lazio, perfino la Serracchiani l'ha fatta in normalmente giorni. Ci si prende, diciamo, non è così difficile. Ci si prendono quei 10 giorni di accademia dal primo consiglio regionale. 10 giorni ci stanno, insomma, ecco, non è... Va bene, allora Caligari, ci vuole aggiungere qualcosa? Allora sì, io concordo con l'amico di Forza Italia, cioè non c'è nessuna confusione, nessuna confusione, penso che tutto stia filando abbastanza liscio, abbastanza sull'onda della continuità, appunto. Siamo il 13, c'è stata Pasqua in mezzo, io credo che ci sarà forse anche la giunta arriverà anche prima del 26, cioè non, magari arriva la prossima settimana, credo. Non vedo tutto questo, questi problemi, insomma. Poi non mi permetto di parlare di altre forze politiche. Diciamo che c'è questa questione della presidenza del Consiglio che investe, insomma, soprattutto noi come Lega, ma aveva interessato anche, per esempio, all'inizio anche Fratelli d'Italia, perché anche Fratelli d'Italia ha delle personalità che possono fare benissimo e farebbero bene il Presidente del Consiglio. Pensò a un Basso, che è un signor consigliere regionale. Devo dire, noi si fa il nome di Mauro Bordin. Mauro Bordin è stato il motore del gruppo Lega nel passato quinquennio ed è una figura assolutamente spendibile come farebbe qualsiasi incarico, sia di assessore che di presidente del consiglio, con impegno, serietà e capacità. Quindi e credo, diciamo, un paio di conferme, già, però nelle sue parole le leggiamo. Che tutti potrebbero riconoscere a Mauro a Bordin la capacità e la correttezza nel poter gestire l'aula, cioè credo che non potrebbe dire niente su questo o sulla sua figura. Per quanto riguarda la vicepresidenza, vedete, io credo che il ragionamento sia stato questo, ma è un ragionamento forse romano, che dice Fedriga è identificato come Lega e quindi la vicepresidenza quasi automaticamente, naturalmente, deve andare a Fratelli d'Italia. Va bene, diciamo così, che essendo 10 gli assessori, un 70% di conferme? Beh, ma questo l'ha detto proprio il Presidente. Ha detto che... Quindi cambiano quelli di Fratelli d'Italia, forse. Una delle sue idee era quella di garantire la massima continuità e di confermare una squadra che ha lavorato bene. Il che vuol dire che sono 7 conferme su 10 e quindi cambiano i 3 che sono di che, dopo non so se è il 70, il 60 o l'80, dopodiché bisogna vedere anche le deleghe, perché bisogna vedere se restano quelle. Allora, Pellegrino, abbiamo un problema, mi sa che deve buttare giù, richiamare, non so cosa è successo il suo Skype. Marco Gombacci, cosa vedi tu invece in questo scenario? Ma onestamente vedo una giunta che è in divenire, insomma, si sta facendo, e probabilmente una certa facilità è data anche dal fatto che molti sia consiglieri che futuri membri della giunta già si conoscono, già hanno già lavorato assieme. Abbiamo appena sentito adesso le parole del consigliere Caligaris, che parlava bene di Basso, che è un consigliere che lui ha conosciuto in questi 5 anni come consigliere regionale. Per cui, anche visto che non c'è stato un ricambio all'interno del Consiglio, per cui nemmeno un ricambio, non ci sarà nemmeno un ricambio all'interno della Giunta, gli accordi sono più facili da fare, anche date da stime che si sono create durante questi 5 anni. E poi, ripeto, quello che ci dicevamo subito dopo le elezioni con te, proprio sulla maratona tua, Ferdinando, generalmente, ma questo si vede anche in tutte le altre regioni, squadra che vince non si cambia, generalmente non tutti hanno cambiato, addirittura per esempio il presidente Fontana
rieletto in Lombardia, ha voluto proprio lui puntarsi, si è puntato a rinominare Bertolaso assessore al welfare, il suo assessore che aveva gestito anche l'emergenza del Covid, per cui sono squadre che magari che si sono create in momenti particolarmente difficili, che hanno mantenuto questo affiatamento, per cui è difficile vedere qualche cambio. Pellegrino, lei cosa sa? O cosa si aspetta? Ecco, chiedo scusa, ma c'è stato veramente un grosso problema di collegamento, per cui ho perso un po' di parliamo della giunta, Toto Giunta, si attende praticamente tutte conferme tranne Fratelli d'Italia, che potrebbe fare tre nuovi o una conferma su tre? Ah certo, allora sì, quindi l'ultima coda che ho sentito che diceva squadra che vince non si cambia. Ma insomma io mi auguro che ci sia quantomeno un avvicendamento per quello che riguarda la sanità, sinceramente questo me lo aspetterei, e lo dico proprio in maniera anche molto, molto laica, ecco. Credo che i 5 anni di Riccardi siano stati proprio deleteri per la nostra regione, si pensava a un grandissimo cambio di passo rispetto a quello che era stato i 5 anni di Tedesca, non l'abbiamo avuto, non solo non l'abbiamo avuto, ma c'è stato proprio una debacle negli ultimi 5 anni, Covid o non Covid, questo noi dobbiamo dirlo, perché tutte le regioni hanno avuto il Covid e noi l'abbiamo avuto forse in maniera peggiore, e questo mi piacerebbe che ci fosse un cambio di passo. Sa che invece adesso Mariuccio ovviamente quello è tra questi, allora dobbiamo fare un paio di ragionamenti, non c'è un altro uomo di peso di Forza Italia che è il presidente del Consiglio uscente, cioè il presidente del Parlamentino, perché, altro dato che ancora non abbiamo ricordato ma lo diciamo sempre, c'è il ricorso, riconteggio che poi vuole Insieme Liberi, quindi per capire se può superare il 4% e quindi avere due consiglieri regionali, che toglierebbe all'attuale opposizione, perché andrebbe appunto a comporre l'opposizione comunque anche Insieme Liberi, e poi c'è il riconteggio chiesto anche da Zanin, no? Perché no, non credo. No? No. Come no? Non mi risulta. Da 16 quanti sono i voti? Mi pare 19 voti. 19 preferenze sotto. A oggi mi pare che non l'abbia ancora fatto. Vabbè, aleggia, diciamo, l'ipotesi di conteggio, perché è stato eletto Novelli, non lui, e quindi alla fin fine è un uomo di peso di Forza Italia che viene a mancare nel nuovo consiglio regionale, quindi in tutto questo giganteggia, diciamo, la figura di Riccardi. Aiutatemi a capire se anche dalle vostre ricostruzioni è un po' così, poi sentiremo Mariucci, che pur non candidato, però se richiamato da Fedriga avrebbe una sua logica, perché altrimenti sarebbe come smentire i 5 anni in cui ha ricoperto il ruolo di assessore alla sanità, e sarebbe una sorta di bocciatura politicamente, cioè anche questo ha un suo significato nel cercare di portare avanti questa. Russo, così facciamo arrabbiare Mariucci, poi replica. Qui salta di nuovo, se no, Massimo. Poi magari vorrei anche riprendere il primo servizio che avete fatto, perché sì, sono sì, ma ci arriviamo, la questione migranti ci arriviamo. Molti commenti interessanti. No, è sul. Sul tema della sanità, la consapevolezza anche con alcuni colleghi di centrodestra con cui ho parlato oggi è che nei prossimi mesi la sanità regionale esploderà, ci sono dei problemi gravi anche a livello nazionale, l'abbiamo visto, insomma l'ha detto Schlein oggi, ci sono nel documento di programmazione economica c'è un taglio sostanziale alla sanità. Mancano investimenti, sono a rischio gli investimenti PNRR, quindi la sanità è complessivamente un problema gigantesco nel nostro paese e nella nostra regione, l'abbiamo detto più volte in campagna elettorale, ormai la campagna elettorale è finita, ma 1300 persone negli ultimi 2 anni sono passate dalla sanità privata alla sanità pubblica, viceversa purtroppo. Cosa è successo? Questo ha creato un effetto valanga con la mancanza di molti professionisti e una sofferenza che si vede. Ma ad esempio, mi dia una lettura politica, ho ragione. Cioè... Che ad esempio si vede. Allora, il tema, le cose sono diverse. C'è qualcuno dice Riccardi vuole rimanere testardamente per dimostrare che lui invece è il più bravo di tutti a gestire. C'è qualcuno che dice Fedriga è preoccupato, vorrebbe mettere un tecnico per cambiare un po' le cose, anche richiamando alcuni tecnici dirigenti che sono stati mandati via negli ultimi tempi, cioè non sconfessando totalmente la linea Riccardi, però mi sta dicendo Riccardi, non è mica una cosa da poco. Gliela do io la lettura politica. Il nome nel nuovo organigramma di Autovie Venete, comunque il nome di Riccardi è ricomparso, quindi diciamo gira voce che c'è
giravoce oggi di un interessamento anche della Savino, quindi facendo uno più uno, torniamo alla nomination, torniamo al bailando adesso. Allora, non scommetterei adesso, sul fatto che con il dovuto rispetto e con tutte le proporzioni del caso, ora voglio dire Mariucci, questa cosa dell'organigramma di Autovia in cui ricompare il nome di Riccardi mi sembra anche un po' come il trasloco del presidente Mattarella. Dopodiché con tutte le però l'ho detto, con le percentuali la lettura politica, ecco, Varino, gliela do io. Prego, dai. Allora, in campagna elettorale alle regionali una sinistra, una certa sinistra, ma in vero non solo la sinistra, ha puntato tutto dicendo che la sanità in regione è allo sfacelo, eccetera, eccetera, eccetera. Opinione mia era diversa, anche molte altre cifre dicono questo. Riccardi ha lavorato molto bene, con tutte le emergenze che si è trovato, Riccardi ha lavorato molto bene. Bisogna parlare in un quadro più macroscopico di sanità, è un problema strutturale del Paese. Una trasmissione nazionale qualche giorno fa proprio parlava del fatto che in quanto a stanziamenti fra l'Italia e gli altri paesi europei, quelli più progrediti, quelli del G8 per capirsi, si giocano due campionati completamente diversi. Noi siamo in linea con i paesi dell'est, con tutto il rispetto dovuto. Ma io dico anche un'altra cosa, io ho dei dati diversi da quelli che ha dato Francesco Russo, perché oggi il documento economico e finanziario del governo stanzia, seppur abbia la necessità di trovare 32 miliardi per finanziare i contratti della pubblica amministrazione, la perequazione dei contratti della pubblica amministrazione, ovvero il mantenimento del potere d'acquisto dei contratti della pubblica amministrazione, 1,6% di PIL, quindi non si parano i bruscolini, questo DEF riesce a stanziare 5 miliardi per la sanità. Punto. Di meno però. No, riesce a stanziare 5 miliardi per la sanità ad oggi. Sono a rischio i fondi PNRR che servivano a fare nuove strutture, allora, che ci chiede l'Europa sulla sanità, perché dopo il Covid l'Europa ci ha detto: o cambiate gli standard o non siete in grado di reggere la prossima. Sarebbe. Dopodiché, guarda, è abbastanza semplice, basta chiedere ai cittadini, che poi abbiano votato o non abbiano, non sono neanche andati a votare. I cittadini hanno espresso anche il parere sulla sanità regionale in aprile, e mi sembra che il voto sia proprio inequivocabile. I cittadini voglio dire, sono stati a casa, cioè 6 cittadini su 10 sono stati a casa, e molti di questi sono quelli che erano delusi dalla sanità, poi dicevano che era anche colpa del centro-sinistra. Ma ti assicuro, perché io ho fatto alle 6:30 di mattina, ero fuori da Cattinara. Una mattina ero fuori dall'ospedale Maggiore, una mattina sono stato fuori dal Burlo, ho parlato con gli operatori, ho parlato con le persone che entravano. Ti assicuro che, io ti auguro di non aver bisogno di una lista d'attesa. Quei 6 su 10. Perché in questo momento i cittadini sono arrabbiatissimi sulla sanità. Che poi questo non sia andato, Federica abbia un'immagine che abbia coperto e ammortizzato. Lei dice la preferenza per Federica ammanta tutto. Si sta parlando. Ma i cittadini sono arrabbiati, lo dicono in tutti i sondaggi. Anche qualcuno parlava dell'esodo dei professionisti, eccetera, ma quelli non vanno nelle altre regioni, quelli vanno all'estero. No, vanno all'estero. Pubblico al privato, ma 1300 persone in regione Firenze Giulia, sono dati ufficiali dell'assessorato regionale. È una quota residuale rispetto alle altre regioni. Vatti a vedere i pesi specifici delle altre regioni. Per quanto riguarda i fondi PNRR, non ci sono professionisti. Sarebbe troppo facile smentire Russo con le parole di Gentiloni, perché Gentiloni si è espresso su come sta affrontando l'emergenza, su come sta affrontando la materia PNRR e l'Italia. Oggi andava tra l'altro in Senato in prima votazione PNRR 3, il documento terzo PNRR. Gentiloni ha avuto delle parole di sostanziale accordo. Allora, a questo voglio aggiungere il tema dal quale abbiamo cominciato, quindi pochi istanti di pubblicità e vi faremo vedere un altro servizio. Oggi abbiamo raccolto l'opinione dei triestini, anche perché c'è l'idea di un hotspot, insomma, torna quindi per l'accoglienza a Trieste. Sapete, il governo con la decisione di 6 mesi di emergenza straordinaria per quanto concerne i profughi, di nuovi finanziamenti per ora poche decine di milioni, e velocizzare le pratiche, fare nuovi centri per il rimpatrio, quindi c'ho tutta una serie di cose che però fanno seguito anche all'SMS di poco fa. Qualcuno ci scrive: avete visto, si è capito che è destra o sinistra, ma a questo tema non c'è una soluzione. A tra poco.
prefetto ieri ha detto che sono quadruplicati gli arrivi di migranti e si parla di fare un hotspot qui a Trieste. Sì, abito a San Dorligo, immagini, li vedo ogni giorno. Lo straordinario aumento di migranti lungo la rotta balcanica riportato ieri dal prefetto Signoriello fa riemergere l'ipotesi di realizzare nell'area di Trieste un hotspot simile a quello di Lampedusa per gestire gli arrivi nei primi istanti dal punto di vista sanitario e amministrativo. I numeri renderebbero Trieste una scelta più adatta, ma non certo priva di preoccupazioni per i residenti. È un problema, in realtà è un problema, non so dove lo faranno. Ho paura nel mio comune in realtà perché è vicino proprio là, staremo a vedere. Sono veramente un po' in ansia, sì. Non tanto favorevole perché ci sono troppi, insomma, piccolo. Alcuni degli intervistati sono convinti della necessità di una struttura almeno per la prima assistenza, mentre altri ritengono che si tratti di un problema di vasta portata da affrontare. Io non credo che, insomma, che siano destinati a restare qua, sarebbe una soluzione ponte. È un problema di dimensione che non è solo italiano ma pure europeo, quindi bisognerebbe che veramente tutti si dessero una mossa, come si suol dire. Ragionando da cattolico ovviamente la vedo in una maniera, però razionalmente già penso che la cosa dovesse essere un po' risolta alla fonte, non certo dal nostro prefetto. Io capisco che bisogna fare una regolamentazione, cercare di vedere in che modo possono vivere poi, però d'altra parte chi siamo per dire state a casa vostra, vi aiutiamo a casa vostra? Penso che sia giusto che le persone che arrivano e che lasciano tutto abbiano un posto dove poter stare. Se le persone sono controllate e abbiano un posto dove vivere, pulite, che abbiano la possibilità di farsi una doccia. Abbiamo anche raccolto la testimonianza di chi è arrivato nel nostro paese ormai 33 anni fa. Che io sono andato via anni 90 in Somalia e lì io sono venuto qua a ottobre, 22 ottobre mattina, e dicembre è scoppiata la guerra. Accogliere è sempre buono, no? È una cosa molto importante. Io spero che riusciranno a fare e che è una cosa positiva. Io sono già inserito qua, sono tanti anni, ho studiato, sposato, figli. Allora, adesso non dirò, diciamo, Francesco Russo ha riconosciuto almeno un suo elettore in questo seguito, che li conosce tutti. Nel senso, sono 3.000. Questo non significa 3.000, che siano pochi, ecco, intendo dire. Vabbè, allora, ha preso da solo il 40% dei voti del PD, ha preso da solo, ha messo in scacco il PD. No, perché abbiamo fatto il Vox a Trieste, quindi non erano del suo territorio Caligaris, però diciamo è una grande abilità di conoscenza del territorio. Senta, allora, qua attenzione che è senza audio e già stasera ci vuole dire poco, però almeno quel poco sentiamolo. Vabbè, allora, questo hotspot cos'è? Cosa significa? Come si affronta il tema dei migranti? Non credo che faccia felice una forza politica come la vostra? Ma allora, l'hotspot è un punto è il primo punto di raccolta, come quello di Lampedusa, e serve a identificare, ancora prima controllare le condizioni sanitarie e appunto di quelli che arrivano, ma la cosa più importante, che è stata detta anche dal prefetto, credo oggi o ieri, insomma, è quella che serve per restare lì 2-3 giorni. Cioè è una struttura sostanzialmente emergenziale. E dopo dove vanno? Per poi ridistribuirli in regione o fuori regione. Quindi non è come le strutture, diciamo, di accoglienza a cui siamo abituati, o come il CARA di Gradisca. Io spero, visto che su quello punta anche il decreto che dichiara l'emergenza, no? Spero che sia una cosa molto più simile a un CPR, cioè una cosa dove stai lì e resti lì e vieni trasferito dopo brevissimo tempo lontano da Trieste. Credo che la questione di identificare la località a Trieste è proprio per, come ha detto lo stesso prefetto, la vicinanza al confine. Cioè, teoricamente, quindi diciamo Caligaris dovrebbe evitare il fatto che siano in giro
esempio, che si accampino lì davanti alla stazione a Trieste. Questa dovrebbe essere la funzione di questa, di questa struttura. Perfetto, ben diverso, aspetti Cagliari, così capiamo anche da casa, cioè ben diverso dal CPR di cui si parla molto ancora in queste ore di nuovo, che vuol dire il centro per il rimpatrio, Diverso da un CARA, dove vengono identificati, portati al CARA e lì permangono fino a, non so se 60-80 giorni, insomma, e escono e girano, insomma. Questa dovrebbe essere la struttura. Dopodiché vi ricordo che la discussione su questa struttura si era iniziata ancora, credo, a novembre-dicembre, no? Dove, fra l'altro, la Lega aveva detto: se fate lo spot a Trieste, questo vuol dire che va come concambio, cioè con una struttura così, voglio dire, come concambio va eliminata l'accoglienza diffusa o gli altri tipi di accoglienza nella città o nella provincia, e lì c'era stata l'accusa dell'ICS, non so se perfetto, fermo lì Pellegrino. Quindi che cosa stanno facendo? Continuando con l'accoglienza, non cambia nessuna politica di quel che sin qui si è fatto nel nostro paese? Mi pare che ci sia una continuità ormai da troppi anni e mi dispiace dirlo anche con diversi governi. Sapete bene, insomma, che su questo tema mi sono spesa personalmente in maniera approfondita, ecco, diciamo, forse la parola giusta è proprio questa, e abbiamo cambiato i nomi, abbiamo cambiato i nomignoli, abbiamo cambiato le sigle, ma dentro i contenitori sono esattamente gli stessi, con gli stessi contributi, con la stessa modalità. Adesso facciamo gli hotspot, sì, 2-3 giorni, la vedo veramente improbabile, insomma, questa soluzione. Alla fine quello che noi auspicavamo, e quindi una redistribuzione, uno SPRAR, come poteva essere veramente la vera integrazione, questo non è mai stato fatto purtroppo da nessun governo, perché nessuno ha mai avuto il coraggio di entrare dentro nei gangli, diciamo, dei comuni, perché pochi sono i sindaci che vogliono prendersi questa responsabilità e anche i governi non hanno mai avuto questa forza di incidere poi con una redistribuzione e un'integrazione reale di questa popolazione. Fermo restando che non è che siamo noi più fortunati a essere nati da questa parte del Mediterraneo rispetto ad altri. Allora, voglio dire solo una cosa rapidamente, Gombacci, poi Mariucci e Russo, forse molti di voi non lo conosceranno, ma personaggio dell'anno europeo è stato il professore Antonio Silvio Calò, qualche tempo fa, che ha anche insignito un'alta onorificenza al Presidente della Repubblica Mattarella, che anni e anni fa prese in casa con sé, oltre ai propri figli, 6 ragazzi, Treviso. È una storia mai celebre, spesso nostro ospite in Veneto. Il professor Calò, da sempre, che racconta, no, che si può accogliere, dice, è chiaro che quello che ha fatto lui è quasi impossibile, no? Non nascondiamoci dietro a un dito, è una cosa molto forte che lui ha fatto, e non l'ha fatto come provocazione, l'ha fatto con il suo spirito di altruismo e solidarietà e via dicendo, perché la pace si ottiene con l'accoglienza, un'altra frase che spesso dice il professor Calò, cioè ha cresciuto, accolto con sé in casa, tra l'altro poi ha lasciato la casa ai figli e a questi ragazzi che oggi lavorano, 6 migranti. Tutti integrati, tutti studiati, impiegati. Questa è un'esperienza, insomma, che conosciamo molto bene proprio per le ripetute interviste a Ring del professor Calò. L'accoglienza la deve fare lo Stato, dice il professor Antonio Silvio Calò, il che non vuol dire le cooperative, che non vuol dire tante cose, no? Cioè è per esempio il sistema SPRAR, è la distribuzione per i comuni, perché attraverso i comuni sarebbero presenze molto minori rispetto a grandi concentrazioni. Adesso qui vi ho chiuso, diciamo, un ricordo personale, un racconto personale di un'esperienza molto nota. Prego Marco, tu come la vedi? Due da Bruxelles. Ecco, esatto, proprio da dove mi trovo, due riflessioni. La prima, si sente tanto parlare di una soluzione europea. Purtroppo in un mondo di realismo dobbiamo farci un bagno di realismo. L'Unione Europea è fatta da stati che hanno non solo interessi diversi, ma talvolta interessi opposti.
Per cui pensare di avere delle politiche migratorie comuni è particolarmente difficile, non solo per una questione di competenza esclusiva che non c'è dell'Unione Europea, ma proprio per una questione di interessi opposti all'interno del Consiglio Europeo. Per cui su questo bisogna anche ragionare, proprio come struttura dell'Unione Europea. E in realtà un qualcosa potrebbe essere fatto non a livello di accoglienza, ma potrebbe essere fatto a livello di stabilizzazione delle aree di partenza dei migranti. E qua si intreccia anche un discorso di sicurezza nazionale. Diversi stati di partenza dei migranti sono controllati in maniera diretta o indiretta da alcuni attori ostili, statuali e non, come la Russia e la Cina. Per cui la questione del controllo dei flussi migratori può essere utilizzata anche come arma ibrida, certo, per destabilizzare l'Europa. E noi abbiamo sentito parlare nelle scorse settimane della divisione Wagner che controlla alcuni stati del Nord Africa e del Sahel, ma non dobbiamo dimenticarci che c'è anche la Cina che con penetrazioni economiche fortissime controlla determinati stati. Per cui non possiamo pensare che solo l'Italia possa agire in questo senso. L'Europa ha delle enormi difficoltà, per utilizzare un eufemismo elegante, in questo senso. Quello invece che potrebbe essere utilizzato, proprio perché si tratta di una questione di sicurezza nazionale che è incluso anche nel ruolo strategico che si è data all'Alleanza Atlantica, è quella della NATO, ovvero sia non solo di difesa e di deterrenza, ma anche di gestione e prevenzione delle crisi. E in questo senso il fatto di intervenire in alcuni stati, ovviamente non militarmente, ma con supporti, con operazioni economiche, con finanziamenti di infrastrutture, per non lasciare che ad esempio le infrastrutture del Mali siano finanziate solo dalla Cina, fa sì che questi stati non siano in ballo e non siano in mano solo a attori che si sono rivelati estremamente ostili come Russia e Cina. Ma tu pari del piano Mattei, fondamentalmente, no? Sì, piano Mattei, cioè l'investimento. Sì, che ancora abbiamo qualche difficoltà a capire, sì, esattamente cosa sia onestamente il piano Mattei, però un'idea ce la possiamo avere e in quel senso si potrebbe andare. No, e io parto da queste frasi di combattere. Sì, poi Mariucci e Russo, dai. Vai Marco. Ultima osservazione, stiamo molto attenti perché quando parliamo di accoglienza, io sono d'accordo col professore che parla che deve esserci lo Stato e magari non lasciare in mano ad alcuni privati o ad alcune cooperative la questione dell'accoglienza, perché ho la fortuna di viaggiare tantissimo in tutto il mondo e tanto in Europa, e ho la fortuna anche di non andare solo a determinati ricevimenti, ma anche di girare in alcune periferie. E quando io vado nelle periferie, dove mi trovo adesso, Bruxelles, e ci ricordiamo tutti cosa vuol dire Molenbeek, cosa, certo, è stata Molenbeek, sì, dove, sì, si erano rifugiati, quando vado a Parigi e devo passare la periferica per entrare nel centro e passo per Saint-Denis, quelle sono delle zone che con delle politiche migratorie francesi e belghe, che si sono rivelate fallimentari, delle porte aperte to court, per cui non era neanche un'accoglienza mirata con una gestione. Sono dei fallimenti che poi già ci si porta avanti. Abbiamo anche le immagini, le ultime immagini girate in carcere in questi giorni, no? Con molti, eccoli qua, i nostri telespettatori ci avevano inviato. Ho visto molti sms, no? Quindi con la destra che ha tradito, perché c'è su questo problema, non ha risolto, sono quadriplicati gli arrivi. Prego. C'è un problema in Tunisia. E bisogna che l'Europa di questo se ne prenda atto. Infatti il presidente Federica ha parlato di Bruxelles, ha parlato di Europa. Noi vorremmo che si prenda atto di questa emergenza, che è ancora marginale, perché la potenzialità dell'emergenza che c'è in Tunisia è ancora maggiore del quadruplicamento. Che ci fossero gli stessi strumenti che Bruxelles ha messo in atto quando questa emergenza veniva dalla Turchia. Perché allora Bruxelles si è mossa diversamente, allora c'è stata coesione. Certo, ci sono paesi ovviamente che hanno anche interessi contrapposti. Parli con Erdogan è più facile, no? Certo, però anche negli interessi contrapposti. Anche più, attenzione, scusate, sì. posso aggiungere un flash, dai Marco, sì. È velocissimo, quando si parla con Erdogan, per noi abbiamo dato a Erdogan
paccate di miliardi. Anche la possibilità di aprire e chiudere i rubinetti a seconda di quello che lui chiedeva. Per cui non dobbiamo fare, dobbiamo arrivare in questi stati come la Tunisia, aiutandoli da un punto di vista economico, ma non ricoprendoli di soldi come abbiamo fatto con perché poi è un possibile ricatto, cioè dice Marco, no? Ci dicono, aprono e fanno arrivare più persone se non diamo i soldi che vogliono. Questa assomiglia più a un'operazione bellica che a un'immigrazione. Perché se parliamo di immigrazione, allora io metto davanti il paletto che se l'Italia ha bisogno di immigrazione, ha bisogno di due caratteristiche di immigrazione: A, regolare, B, qualificata. Punto. Di questo ha bisogno sicuramente, perché lo chiedono tutti gli imprenditori. Come vogliono anche i paesi del Nord Europa e dell'Europa centrale. Sì. Arrivo Caligari, arrivo. E qualificata. Russo e poi Caligari, stai. Ma io l'ho già detto, io, come dire, davanti a un problema gigantesco, perché questo è un problema gigantesco, sono contento che in qualche maniera sia evidente, e lo vediamo anche dai messaggi degli elettori di centrodestra, che non basta cambiare un governo, che nessuno ha la ricetta magica. E gli elettori e i telespettatori che scrivono sono un elettore di destra deluso. La Meloni aveva promesso che bloccava i flussi e non l'ha fatto. E forse comincia a capire, e forse anche si finirà la propaganda del centrodestra, ma si comincia a capire che questo non dipende dalla sinistra che era buonista e faceva entrare tutti quanti. Questi sono fenomeni di dimensioni internazionali che nessun governo può fermare da solo, che l'Europa fa fatica a fermare da solo. La lettura sulle politiche internazionali, su come alcuni stati, si capisce anche perché noi dobbiamo aiutare l'Ucraina quando capiamo che la Russia va in Africa a danneggiarci e a favorire alcune situazioni. Dopodiché la verità è che ci sono dei poveracci, ci sono delle persone che fanno fatica a sopravvivere nelle loro realtà. Queste persone arrivano e non è vero che da noi non si è fatto. Allora io sono contento perché sentire Caligari parlare di hotspot come di una soluzione mi fa piacere, perché finalmente possiamo sederci a un tavolo e parlare ragionevolmente di quello che si può fare. A me non piace, no? Ma capisco che può essere una soluzione temporanea. Anzi, cancella l'accoglienza diffusa, però. Perché se l'avesse fatto un governo di centrosinistra, io sono convinto che Caligari si avrebbe detto che lo spot a Trieste, in Friuli Venezia Giulia, è una vergogna assoluta. Così come io sono d'accordo con lui che il CARA di Gradisca, io l'ho visitato, credo proprio, se lo ricorda, anche con l'allora onorevole Pellegrino, è una situazione vergognosa quella in cui vengono accolte le persone dentro il CARA. Però adesso governa un governo in cui ci sono i ministri della coalizione di Caligari. Lo chiede a lui, insieme a noi, di chiudere il CARA e di trasformare. Perché? E chiudo su questo. Non è vero che non abbiamo sperimentato modelli che funzionano. A Trieste l'accoglienza diffusa esiste da tanti anni e la nostra città, salvo alcune situazioni, ha gestito con grande tranquillità. Noi non abbiamo avuto le difficoltà che venivano ricordate delle periferie urbane di Bruxelles, di Parigi, ma anche di Roma e di Milano. Perché? Perché quando si crea un problema, quando tu metti tutte queste persone insieme, le ghettizzi, le metti in una periferia, fai occupare loro, ed è chiaro che lì succedono delle cose strane. Se ne metti un po' in ogni zona della città, avviene quel fenomeno bellissimo che il professore Veneto rende molto evidente, che se tu hai occasione di seguire queste persone, di farle studiare e di integrarle, poi rispondi anche alle esigenze del territorio. Perché gli imprenditori, io voglio capire, il prossimo lo sfideremo in aula positivamente la nuova giunta Fedriga, gli imprenditori di questa regione ci hanno detto che servono immigrati che vengano a lavorare. Quindi vuol dire che noi dobbiamo accogliere queste persone, dobbiamo dar loro da mangiare, da vestire, da abitare, dobbiamo formarli. Noi dobbiamo differenziare irregolari e qualificati. Ma sono tutti, non esistono irregolari, sono tutte persone che arrivano irregolari. Perché la Bossi Fini purtroppo è una legge che tutti i magistrati vorrebbero abolire, perché è una legge che crea grandissima confusione. Noi dobbiamo imparare dall'America. Gli Stati Uniti importano molti molti più migranti di quanti ne importiamo noi, però cosa fanno? Creano le opportunità perché queste persone possano scalare la società americana. Tanto è vero che il sogno americano vale anche per il migrante che arriva da lontanissimo. Noi dobbiamo creare le strutture, e lo Stato deve aiutare, però, perché queste persone possano banalmente andare a lavorare. È stato modificato nelle imprese. Avarino lo sa, le imprese del Veneto senza migranti chiudono domani. Ma i regolari quindi stato la destra smetta di fare propaganda su questo, e ci troverà sempre disponibili a parlare dei programmi reali. Mariucci, veloce, allora diamo pubblicità, ricomincio da lei Caligari, visto che si metteva le mani nei capelli. Cosa, Mariucci? No.
stato modificato lo status di richiesta di asilo con la richiesta emergenziale, quindi che questo, cioè, che una cosa, ma non è che abbiamo solo in Italia, questo sarà l'ordinarietà. Quella modifica è stata fatta, lo è sai meglio di me, pensare in che agosto sia un'emergenza. È stata fatta da Renzi in agosto quella modifica è lì. Sbagliato pensare lo che sia un'emergenza di richiesta di asilo per motivi umanitari, protezione, per motivi, no, eccetera, la protezione speciale, protezione speciale, la protezione speciale che è stata aggiunta. Allora, pubblicità, ci vediamo tra poco. diciottomila unità in più, il 12,4% in termini percentuali. Tale è la crescita del numero di assunzioni nel settore privato in Friuli Venezia Giulia nel corso del 2022. Lo rende noto il ricercatore dell'IRES regionale Francesco Russo in seguito alla rielaborazione dei dati INPS. Il valore, fra l'altro, è superiore a quello registrato nel 2019. C'è da sottolineare comunque che la crescita si concentra nei primi 5 mesi dell'anno. Da giugno in poi i dati sulle assunzioni sono in linea rispetto al 2021. In termini relativi, le assunzioni a tempo indeterminato crescono del 25,8%, 23.000, 4.800 in più. In valori assoluti l'incremento più rilevante ha riguardato quelle a termine, più 8,3%, 4.900 unità. Notevole anche l'aumento dei contratti stagionali, più 20,5%, il che testimonia il buon andamento del comparto turistico. A livello territoriale, Udine presenta le variazioni maggiori, più 16,5%, segue Trieste col 13,5%, quindi Gorizia più 11,9% e Pordenone più 4,6%. Al più 19% ammonta la variazione delle interruzioni dei rapporti di lavoro, un dato sempre più diffuso e che nel biennio 2021-2022 ha superato il 75%, con punte dell'80% a Pordenone. I licenziamenti per questioni disciplinari crescono al 5,8%, nel 2014 erano il 2,5%. L'indagine sottolinea anche le carenze nel rapporto fra domanda e offerta. Mancano esercenti ed addetti alla ristorazione, personale non qualificato nei servizi di pulizia e addetti alle vendite, operai specializzati in edilizia e manutenzione degli edifici, fonditori, saldatori e lattonieri. Allora, questi sono i dati poi sull'occupazione. Caligaris, come promesso, vengo a lei. Poi anticipo già, Russo ci deve dare una notizia shock, proposta shock su Gallerie e Piazza Foraggi, quindi ci devo arrivare. Cosa dice? Allora, è interessante sentire che praticamente la proposta del centro-sinistra e della sinistra è sostanzialmente l'accoglienza diffusa. Che vuol dire cosa? Vuol dire prendiamoli tutti gli arrivi quadruplicati, no, non vuol dire, e ridistribuiamoli, spargiamoli in ogni comune, perché questa è l'accoglienza diffusa. Non so se ricordate ai tempi di Alfano, 1,62 immigrati ogni 1.000 abitanti in ogni comune. Questo esatto. È praticamente vero. E non funziona. Funziona benissimo. E non sarà assolutamente così. Ma perché non funziona, Caligaris? Aspetti, Russo. Dopodiché vorrei far notare che, se giustamente si dice che... Ma mi dice perché non funziona, secondo lei, quell'accoglienza affidata a tutti i comuni d'Italia, gli 8.000 passa? Sì, non era la grande idea di Alfano. Ma perché non funziona? No, non dobbiamo fare questo. Perché? Non dobbiamo fare questo. Ma perché non funziona? Ci chiediamo perché non... Dobbiamo, ma perché semplicemente questo non dovrebbe funzionare? Scusi, gli arrivi, interrompo, ma... Quello che ha detto anche il presidente Fedriga, fare gli accordi, e anche Salvini, ristabilire la questione con la Slovenia per i controlli, per le riammissioni. Per questo la regione mette a disposizione del governo e della polizia le fotografie. Ma la cosa, quello che lei sta proponendo, non esclude lo Stato, non lo esclude. Venuti. Perché vedete, se abbiamo bisogno di manodopera specializzata e di operai con una certa qualificazione, non credo che ci facciamo molto con i pastori afghani o pakistani. Non prendiamo in giro la gente. Poi, se vogliamo essere... Guardi che non sono tutti pastori, sono fior di laureati che arrivano. Di serio? Se fosse in piazza, Libertà, troverebbe dei laureati che arrivano dopo migliaia di chilometri. Presso le nostre ambasciate, lì facciamo una struttura, non
attraversano mezzo mondo rischiando la vita, pongono la loro, fanno la loro domanda, risposto sull'accoglienza diffusa, non ha risposto, e Caligaris. Prendi quelli che ti servono, questa sarebbe una cosa seria. Rispondo io, Caligaris, tutti e distribuirli a casa di ciascuno non funziona, quella dei comuni, perché in realtà i sindaci si opponevano, no? Certo, ma arrivo Pellegrino, arrivo proprio a lei. Io ero uno di quei sindaci che si è opposto. Io ero uno di quei sindaci che si è opposto, perché non ad averne perché uno ogni mille. Dobbiamo nel mio paese di 3.000 abitanti dovevamo prenderci 5 persone mantenute dallo Stato, di cui non sappiamo niente, che possono dichiarare qualsiasi cosa, qualsiasi identità, non sappiamo cosa facevano. 5 su 3.000, Caligaris, 5. E mi dispiace, io non ho inteso portarli dentro la mia comunità, e di questa scelta sono assolutamente meglio fiero. Meglio la Cavazzerani, va bene. Allora, Pellegrino, su questo, anche sulla gravissimo la scelta della migrazione qualificata, prego. Ma è veramente imbarazzante sentir dire che un sindaco di 3.000 abitanti non riesca ad accogliere e trovare l'accoglienza per 5 persone. 5, lo ripeto per i telespettatori. No, non è che non riuscivamo, è imbarazzante, non abbiamo voluto. Perché non è compito nostro, come non è compito dell'Italia accoglierli. È enorme. Questa è la cosa peggiore, è che c'è la paura del consenso, della perdita del consenso, anziché invece, ma certo che questa è la motivazione, inutile nasconderci dietro un dito, tant'è vero che la maggior parte dei sindaci, soprattutto di destra, in Friuli Venezia Giulia, si è completamente opposta su questo. Allora invece proviamo a vedere se facciamo lo SPRAR e se lo facciamo bene, quali sono i risultati che andiamo a ottenere. No, ciò non toglie che si può anche fare quello che voi stavate proponendo. Questo è un'altra strada, un altro percorso, quella dell'aprire o chiudere le porte, ma quella dello SPRAR non l'avete mai voluta attuare e applicare. E guardi, io faccio l'architetto, faccio direttore dei lavori, so che cosa vuol dire lavorare in cantiere e so benissimo cosa le imprese in questo momento stanno soffrendo, perché c'è mancanza di manodopera e vengono in cantiere anche a lavorare persone che fino a ieri mattina hanno raccolto pomodori e arance. Allora noi dobbiamo veramente qualificare queste persone, dargli una grande opportunità, perché ne abbiamo un grandissimo bisogno, dargli uno stipendio congruo ovviamente per poter vivere la nostra regione e poi in qualche maniera fare veramente l'accoglienza, allora, ma che va a vantaggio paradossalmente anche a noi. No, allora aspettate, Marco Gombacci, ricomincio da te su una provocazione che era arrivata via SMS, che ci sta però nel dibattito, no? Questo hotspot, ci scrivono, devono farlo in Croazia, no? A Trieste, no? Perché adesso ci sono due confini prima del nostro, prego. Beh, la tematica di cercare di creare dei centri di accoglienza fuori, neanche all'interno, ma fuori dai confini dell'Unione Europea, è una vecchia battaglia che si è cercato di fare da tanto tempo. Proprio anche il commissario europeo, prima dell'altro mandato, che era un greco, aveva cercato di creare dei campi profughi in Bosnia, finanziati dall'Unione Europea. Purtroppo quello che tutti quanti abbiamo visto in tutti i reportage giornalistici è che questi campi profughi erano gestiti in maniera pessima, e non erano garantite il minimo dei diritti umani che si potevano, che si dovevano garantire in determinati campi. Ma qua torniamo al discorso di prima, cioè se l'Unione Europea vuole rafforzare i confini esterni dell'Unione Europea, lo può fare. Per me è la soluzione ideale quella di rafforzare creando dei centri di accoglienza fuori dai confini dell'Unione Europea, ma allo stesso tempo l'Unione Europea deve mettere a disposizione tutti i finanziamenti che ha a disposizione, certo, per garantire anche uno certo standard di qualità, affinché in quei centri di accoglienza si facciano tutti i controlli per capire chi ha diritto ad entrare e chi no. Perché, esatto, bisogna ricordare, bisogna sempre differenziare anche tra i migranti regolari e irregolari, non è che possiamo non distinguere più, c'è una grande differenza. E ovviamente se da un lato vogliamo, perché anche Confindustria e il mondo imprenditoriale ci chiede di accogliere un determinato numero di migranti,
non dobbiamo controllare chi ci arriva, perché devono arrivare anche determinate persone qualificate, e per cui non possiamo, in verità, dobbiamo rafforzare i corridoi umanitari, ma allo stesso tempo dobbiamo essere duri con i trafficanti di esseri umani che lucrano sulla vita di tanti esseri umani e che li illudono pensando che dall'altra parte c'è il Bengodi, per cui la differenziazione tra migranti regolari e irregolari deve essere molto forte, e lo Stato, e torniamo anche al discorso di prima, deve ricoprire questo ruolo di controllo molto forte, perché altrimenti apriamo le porte e ci troviamo la Molenbeek o ci troviamo le banlieue parigine. Mario, ci voleva aggiungere qualcosa su questo? Caligaris, e poi voglio sentire da Russo la proposta shock su Galleria Piazza Foraggi. Cioè, il tema è che poi la migliore pubblicità negativa è quella che si vorrebbe fare dicendo l'Italia non è il Bengodi, non lo è più, a parte che in questo momento appunto abbiamo bisogno di forza lavoro. Però sarebbero realmente i rimpatri se questo vuole fare il governo, no? Però rimpatriare è una delle cose più complesse. Sarebbero i rimpatri, le riammissioni. Sarebbe innanzitutto, come ha fatto la proposta della Lega, cancellare o fortemente rivedere, per me, cancellare la protezione speciale, che era quella umanitaria limitata dai decreti Salvini. Cioè, quella è già una cosa da fare, subito. Cioè, secondo me, è un principio giusto, perché praticamente è la valvola che permette a tutti di restare a chiedere protezione per qualsiasi. Però, Caligaris, parliamoci chiaramente, se a qualcuno viene respinta una domanda, compresa quella della protezione speciale, gli sappiamo che gli si dà un foglio di via e gli si dice te ne devi andare. Quella persona se ne va? No, quella persona purtroppo non se ne va. No, perché diciamo, fare i rimpatri è... Questo è anche un problema. Il problema in realtà... È riportare le persone. Non farlo nemmeno arrivare. Ma non è possibile. Fare la domanda con la riammissione. Ma perché basta, tutti quelli che ci arrivano dalla rotta balcanica, da dove arrivano? Cioè, piovono dal cielo? No, è chiaro che arrivano... dalla Slovenia. Ma Caligaris, siete al governo e sono quadruplicati dall'ultimo anno. Ma avete capito che dovete smettere di dire che bisogna bloccarli? Avete capito che non ce la fate, non ce la fa la Meloni, non ce la fa Salvini, neanche 10 Salvini al governo. La dovete smettere. Governo inglese? Allora Salvini inglese è stato l'unico che ha affermato questa cosa, ve lo ricordo. È un'isola l'Inghilterra, è lì a Londra. È stato l'unico che l'ha fatto. Salvini, dice Caligaris, col crollo dell'arrivi. Il governo. 10 secondi però, Marco, perché poi devo sentire Galleria, prego. Il governo inglese ha addirittura, non voglio aprire un altro dibattito, sì, ma ha addirittura detto che chi entra irregolarmente in Inghilterra viene rispedito in Ruanda, dove l'applicazione per l'asilo viene fatta dal Ruanda. Ecco, per cui ci sono stati che assumono anche decisioni più drastiche di quelle italiane o di altri stati europei. Allora, che idea... Sì, mi dispiace smentirlo, l'immigrazione in Inghilterra è stata fatta ed è un problema anche per loro, quindi è un problema gigantesco per tutti quanti, però voglio dire, perché ci ascoltano... Abbiamo un minuto e poi abbiamo il professor Bressi sull'orso. Ci tenevo a dire questa cosa, perché rimane oggi il dibattito principale. Abbiamo qui un abitante, anzi un assessore di Muggia. Muggia e Trieste oggi sono divisi, come il centro della città e alcuni rioni molto popolosi, penso a Valmaura, a Borgo San Sergio, da una galleria che iozza dopo iozza rimane ferma e immobile. Allora, io ho sentito il sindaco non soltanto spostare 1000 volte, va bene, insomma, ha detto che non è colpa della giunta, va bene, noi gli diamo, non è colpa dei dirigenti, benissimo. L'unica responsabilità che rimane è che che la ditta abbia sbagliato i lavori. Allora, io gli faccio una proposta molto semplice. Se è vero questo, perché se no è vero il contrario, è vero che sarebbe una colpa del sindaco. Se è colpa della ditta che sta facendo i lavori e che ha portato in tempi biblici inaccettabili in un paese normale, insomma, ecco, abbiamo parlato di altre città, allora si chiedano penali gravissime. In consiglio comunale tutta l'opposizione è disponibile a spalleggiare il sindaco nel pretendere a chi sta facendo quei lavori di pagare delle penali, perché sta facendo pagare alla città. Pensi alle persone che ogni mattina devono fare
chilometri e chilometri in più inquinando, consumando benzina e perdendo tempo perché quella galleria non si può usare e bisogna circumnavigare Trieste per arrivare in centro al lavoro o a portare i figli a scuola. Allora, delle due l'una, o è colpa del sindaco, lui dice di no, ma va bene, insomma, ecco, magari se fa meno sopralluoghi e dà meno date sarebbe meglio, ma se non è colpa sua ed è colpa della ditta, allora il comune si faccia parte diligente e chieda i danni per conto della città, perché questa città sta pagando dei danni inenarrabili per una galleria che è diventata la barzelletta non soltanto nel nostro territorio. 4 secondi. Non fai la galleria, la gente protesta. Fai la galleria, Russo e qualcun altro protesta. Allora la cosa migliore, è lasciare che la gente protesti, ma la galleria almeno è fatta. Sai cosa dopo 70 ci sono anni, città, Francesco, ci sono città in cui Francesco, sindaco, cioè, pesando le due cose, no, guarda, pensando le due cose, guarda, perdonami. Sono sicuro che a Muggia farete la galleria nei tempi che avete detto. Ci sono città in cui si prende un impegno, il sindaco dice che in 6 mesi si fa e non cambia 6 volte la data. Tu, siamo sai, stufi di essere presi in giro dal sindaco di piazza. Questo mi dicono i cittadini che mi fermano per nessuno strada. Prende in quindi, giro delle nessuno. Due l'una, o è colpa sua oppure faccia i conti con tu la ditta. Sai benissimo che ha fatto perdere mesi che e settimane. Fare quella galleria comunque, anche se tutto fosse fissato liscio, avrebbe comportato problemi e disagi. Ma perché mai? I triestini questi problemi e questi disagi li stanno capendo. Ma tu lo perché sai? Sono fatti per un buon pro, per un obiettivo. Ma avremmo quando quella galleria una è stata galleria, fatta, ci hanno messo di meno probabilmente. Non c'è stato nessuno che in 70 anni ha avuto il coraggio di prendere in mano i lavori di quella galleria, che sarebbe caduta, non e solo quella IOSA. Allora, sarebbe crollata. Grazie a Serena Pellegrino, grazie a Marco Gombacci e grazie a Antonio Calligaris. Qui con noi Andrea Mariucci, Francesco Russo, pochi istanti con il professor Nicola Bressi. Diciamo cosa fare nel caso in cui ci si incontri, ci si imbatta in speriamo un io, insomma. Ovvio. A tra poco. Allora, sono molto contento di avere con noi questa sera Nicola Bressi, che è zoologo e insegnante, adesso ascolterete un po' da lui, ma lavora presso il Museo di Storia Naturale di Trieste. Grazie per essere con noi, buonasera. Grazie a voi. Indovini di cosa parliamo? In questi giorni si parla molto dell'orso. Mi sa. Allora, ma perché dico questo? Perché dopo il caso Trentino, ovviamente, l'idea di uccidere o meno JJ4... un altro caso che riguarda, mi pare, JJ5 proprio in queste ore, ma il dramma che ha riguardato la famiglia di questo runner, e a me è venuto in mente come spesso qui a Trieste abbiamo raccontato di avvistamenti non lontano da noi, forse anche sconfinando, no, in territorio italiano, di orsi che gli sloveni sono abituati a conoscere, no? Ora, con lei abbiamo la fortuna di poter avere uno sguardo ampio, quindi Zaia che dice non va ucciso, va catturato, il WWF che dice a Zaia prendiamo noi questi orsi in eccesso. Allora, a me piacerebbe innanzitutto chiederle questo: come ci dobbiamo comportare nel momento in cui ci dovessimo trovare a confronto con un orso? Allora, io partirei a valle, nel vero senso della parola, partendo per una camminata, in genere si parte a valle. Se noi temiamo l'orso, già ci sono alcune precauzioni che dobbiamo prendere. Ad esempio, se abbiamo molta paura di incontrare un orso, evitare di frequentare i boschi all'alba del tramonto. La notte non lo sto neanche a dire, mi pare abbastanza ovvio, anche per altri motivi. Ma aspettare che il sole sia ben alto e tornare prima dell'imbrunire, perché questi animali sono più attivi di notte all'alba del tramonto. Questa è la prima cosa. L'altra cosa è, soprattutto se uno va da solo, quindi a meno che uno non parli da solo, cosa che talvolta capita anche a me, però insomma di per norma parlare, non si vero, parla da voce. Soli, chi va da solo, ad esempio come il povero ragazzo che era un runner, eccetera, viene raccomandato in molti paesi, Stati Uniti, Giappone, Slovacchia, di avere con sé un campanellino. So che può dar fastidio perché uno va nei boschi per il silenzio dei boschi, ma avere un campanellino che proprio chi va in bici, chi va di corsa, fa rumore, far casino nei boschi, che sembra veramente il contrario di quello che ci insegnavano anche nel maestro elementare, noi in boschi, rispetto, silenzio, ascoltare la natura, vale se sei in gruppo, se sei in coppia, se si è da soli, e quindi può capitare di non essere percepiti perché magari il vento gira in un modo particolare e c'è un dosso, l'animale è distratto da qualcos'altro, come siamo distratti noi, che ogni tanto finiamo purtroppo sotto le auto, anche gli animali sono distratti, come può capitare a noi,
Ecco, avere un campanellino fa sì che l'orso ti senta arrivare. Questo cosa cambia? Cambia del fatto che l'orso non gli va in testa che potrebbe essere un agguato. Un orso che si trova un uomo davanti all'improvviso può pensare che questo non sia un caso, ma sia un agguato. Teniamo presente che è evolutivo, cioè chiaramente un orso deve sempre pensare il peggio per sopravvivere, cioè è un mondo difficile, loro non hanno medici, consiglieri, cioè devono arrangiarsi da soli. Quindi lì in gran parte dei casi l'orso fugge, talvolta come abbiamo visto può non fuggire, può reagire male. Ecco, evitare che per l'orso sia una sorpresa incontrarci è già una buona cosa, quindi la prima cosa da fare è a valle, partendo, evitare certe ore e se si è da soli cercare di far più rumore possibile. E ovviamente se si mangia, si consuma un pasto, consumare il pasto in una radura ben distante da tutto, magari vicino a un sentiero, in un posto dove si può vedere nel caso avvicinarsi un orso, eccetera, non fare merenda o tirare fuori cibo in posti molto nascosti, folti, fuori sentiero, eccetera, e poi riporre il cibo nello zaino. Anche sì, qui non lasciarlo lì, vero? Non lasciarlo lì, assolutamente, non abituare gli orsi al cibo umano. Certo. E altra cosa, va molto bene usare quello che va di moda adesso per andare in montagna, lo dicono spesso i dietologi, no? Cibo leggero nello zaino, anche come peso, è molto calorico, le famose barrette, la frutta secca, eccetera, molto meglio di un panino al prosciutto o al formaggio che ha degli odori chiaramente diversi. Quindi queste sono tutte precauzioni da fare se uno proprio non vuole incontrare l'orso prima. Vale, se ripeto, incontro... per chi va da solo in due, se si va in gruppo non ci sono veramente problemi, non perché c'è un vociare, c'è un vociare, il numero di persone, che non, lo ci, tiene sono, distante, non no? ci sono casi di avvicinamenti pericolosi di orsi a gruppi di persone, uh-huh. quindi uh-huh. questo è escluso proprio. Gruppi intendo già 3-4 persone. Se malauguratamente dovessimo trovarsi un orso davanti, ecco, non bisogna fuggire, lo so che il primo istinto è facile parlare così, lo direi probabilmente anch'io, magari anch'io scapperei, però non bisogna farlo, lo ha dimostrato purtroppo il ragazzo che era un runner professionista, qualsiasi orso è più veloce di un uomo, noi vediamo l'orso come qualcosa di goffo, no? Perché subito i cartoni animati, Yogi e Bubu, questi orsoni con la panza, ballonzolanti, non è così, un orso fa uno scatto superiore, non ha molta durata, non ha molta resistenza. Quindi se veramente l'orso è molto lontano, si può anche provare a scappare, non vi raggiungerà. Ma se l'orso è vicino, ha uno scatto superiore anche al record dei centometristi e 200 metristi olimpionici. Nessun uomo è più veloce di un orso. Inoltre, solo se l'orso è molto grande, e noi siamo molto grossi, noi siamo molto bravi a arrampicarci su alberi piccoli, possiamo provare a arrampicarci sugli alberi, perché l'orso è anche un ottimo arrampicatore, molto agile. Quindi la cosa migliore in questo caso qui è buttarsi a terra, pancia in giù, e fingersi morti o comunque inanimati. Tra l'altro con le mani sul collo e le gambe leggermente divaricate, i gomiti a terra per impedire nel caso che l'orso ci giri, perché la pancia e la gola è la nostra parte più delicata, ovviamente. Poi se abbiamo uno zaino, lo zaino stesso protegge anche la schiena, uno zaino, un cappuccio, eccetera. Questo è fondamentale, cioè se è molto ravvicinato, buttarsi a terra, così, esatto. Gambe divaricate. Esatto. È il protocollo che consigliano i ranger nordamericani e le nazioni anche dell'est europeo, che sono più abituate a avere incontri con l'orso. Siccome noi non abbiamo orsi mangiatori di uomini, mangiatore di uomini avviene con grossi grizzly nordamericani, con i Kodiak siberiani. L'orso centroeuropeo non è un mangiatore di uomini. Le reazioni sono sempre di spavento, difensive, purtroppo come abbiamo visto possono essere molto brutali, ma pur sempre difensive. Se l'orso vede che noi siamo inoffensivi e rimasti a terra così, le statistiche dicono che l'orso molla la presa e se ne va perché non si sente più minacciato, non si sente più in pericolo. Ripeto, se l'orso è invece lontano, non ha ancora caricato, se è lontano lontano possiamo provare veramente a scappare e andare via, se è veramente lontano. Se è una distanza di alcuni metri ma non ha attaccato, possiamo allontanarci lentamente, non girati, vero, guardandolo. Ma non guardandolo negli occhi. Non perché negli guardandolo occhi, negli ecco, occhi, questo è importante. Questo lo sa anche chi ha cani o cavalli, esatto. No? È comunque una provocazione per un animale. Anche per una persona, tra l'altro, quindi guardandolo ma non negli occhi e parlando. Perché parlare? Perché parlare vuol di nuovo dire non è un agguato, non mi sto nascondendo, ma neanche ho paura di te, cosa che potrebbe rinfocolare l'orso, no?
quindi dire oh, accidenti, un orso, ho sbagliato, facciamo marcia indietro e allontanandoci chiaramente, anche lì in gran parte dei casi gli orsi si allontanano. In alcuni casi, come abbiamo visto per la tragedia avvenuta in Trentino, questo non accade, e come con altre aggressioni. Perché non accade? Ebbene, io qui racconto una cosa che è fondamentale, può sembrare che c'entri poco. Quando facevo l'università andavo a studiare da un'amica Cividale. Lei, questa amica, aveva un Rottweiler, per i cani tra i più temuti, i cani da guardia, eccetera. Questo Rottweiler, come vedeva una persona avvicinarsi alla casa, era timidissimo e correva a nascondersi in cuccia. E non c'era verso di farlo uscire dalla cuccia quando era presente un estraneo. Ed è un Rottweiler. Cosa c'entra questo con la tragedia avvenuta in Trentino? C'entra per il fatto che ogni animale ha il suo carattere. Certo. Io sento dire una cosa molto falsa, assolutamente non vera dal punto di vista scientifico, riportata da tantissimi sui social: orso colpevole solo di fare l'orso. Ci sono due cose sbagliate. Prima, la parola colpevole, che è una cosa che si usa agli umani, non è sicuramente un criterio dato agli orsi. Gli orsi non fanno del male sapendo di delinquere, di infrangere qualche legge, quindi non gli si può essere dato una colpa, semmai una responsabilità, che è una cosa diversa, ma non una colpa. Colpevole di fare l'orso, come se tutti gli orsi reagissero allo stesso modo. Non è così. Il suo carattere. Chiunque di noi abbia avuto cani, no? Gatti, cavalli, se cuccioli, animali. Se è una femmina con i cuccioli, se è insieme al cibo. Ci sono situazioni diverse, certo. Caratteristiche diverse. Non è vero che ogni orso reagisse allo stesso modo, con 1000 orsi in Slovenia e 100 in Trentino, avremmo un morto alla settimana con la gente che va nei boschi. E ringraziando il cielo, la gran parte degli orsi, il 99%, in presenza di un uomo, scappa, se la dà a gambe. Come funziona la gestione degli orsi nella vicina Slovenia? Perché questo mi incuriosisce molto, no? È un ciclo quasi della natura anche quello, ce lo spiega, è la soluzione in per Europa, esempio applicabile? In Europa non c'è più nulla che venga lasciato alla natura, l'Europa è totalmente antropizzata, come dicevano, non c'è nulla dove l'uomo non metta lo zampino, non c'entri, siamo milioni di persone ovunque, l'abbiamo cambiata. Io spesso stupisco le persone quando vediamo i nostri boschi di abete della Carnia o del Veneto, del Cadore, dico che bella la natura, no, tutto artificiale, cioè un bosco monospecifico di puro abete è frutto di anni di silvicoltura naturalistica che ha privilegiato l'abete perché ci piaceva tanto e poi si è visto con la tempesta Vaia che è una terra molto fragile, quindi era meglio avere il bosco misto. Quindi anche i boschi che ci piacciono tanto in montagna sono artificiali. Abbiamo artificializzato tutto e anche la convivenza con gli orsi non è lasciata a se stessa. In nessuna nazione al mondo che ha molti orsi la convivenza non è lasciata a se stessa. Io mi raccomando di prendere cosa, scusi, che forse è errore che abbiamo fatto, tra l'altro con J.J. Ford, che non era il primo agguato, diciamo, scontro che aveva lì con l'uomo. Purtroppo è difficile entrare perché c'è stata un'ordinanza che poi è stata annullata dal TAR per un ricorso. Ma il radiocollare l'aveva perso, non era stato più messo? No, l'aveva ancora, bisognava ricambiare le batterie, ma ci furono delle proteste anche per non ricambiare le batterie perché sembrasse che fosse maltrattamento animale anche avere un radiocollare, perché per cambiarlo bisogna farle anestetizzarlo. Forse molti non lo sanno, ma l'orso che ha ucciso questo ragazzo in Trentino aveva appunto radiocollare e addirittura un sito web che ne tracciava, no, esatto. I movimenti. Esatto. Purtroppo quando, lo dico da scienziato, ma secondo me è così, quando persone che svolgono altri compiti, hanno altri ruoli, vanno a giudicare la gestione faunistica, è un po' come se io mi mettessi a giudicare o a commentare degli argomenti che non conosco. Però a me ha colpito. E quindi no, sentire la gestione, sì. Decidere di non cambiare le batterie all'orso, quando gli esperti dicono di cambiare, è una scemenza oltre ogni misura, quindi vabbè, oggi è facile, no? Avessimo discusso di questo allora, anche noi credo avremmo detto la stessa cosa, penso le condivide. Ah, sicuro, io, perfetto, questo io questo dico, non è che cambi idea facilmente. E mi ha colpito le interviste di coloro che abitano quelle zone là, del Trentino, che hanno detto erano i nostri boschi, cioè erano tranquilli, era il nostro parco giochi, era il nostro cinema, cioè come dire, no? Crescevamo in mezzo a quei boschi, oggi non ci andiamo più, abbiamo paura. Cioè, torniamo al tema della convivenza. Partiamo qui a valle proprio della convivenza. Prima di reintrodurre gli orsi in Trentino, ricordiamo la storia, in Trentino gli orsi sono sempre stati, non si sono mai estinti del tutto, non li abbiamo mai estinti del tutto, questo riflessivo si sono estinti è abbastanza ipocrita dal punto di vista umano. Sparavamo, tagliole, veleni, tutto. Ne erano rimasti circa 3, neanche se è un numero sicuro, comunque troppo pochi e troppo anziani per costituire una popolazione.
Quindi si ipotizzò di portarne qualcuno della Slovenia, vedremo anche perché la Slovenia ne ha tanti, di portarne qualcuno della Slovenia. Ma attenzione, si fece col consenso della popolazione. Ci fu un sondaggio e lì il 70% degli abitanti di quelle zone si disse favorevole. Addirittura in alcune zone arrivò all'80%, però purché chi gestiva gli orsi si impegnasse a rimuovere gli orsi problematici, esattamente come veniva fatto in Slovenia. Questo era il patto sociale che si era sempre instaurato tra chi ha curato il progetto e le popolazioni locali. Questo patto sociale è venuto meno perché, secondo me, persone che vivono in città, che vivono distanti, hanno cominciato a mettere lo zampino su decisioni che dovevano essere di tre attori: gli scienziati che studiano l'orso e dicono quello che dice la scienza, la popolazione locale che non può essere ignorata perché vive lì. Nessun progetto di conservazione e tutela della biodiversità può essere fatto passare sopra la testa di chi vive in quei luoghi, sia per dignità, ma anche per evitare che poi le persone si facciano giustizia da sole, che tornino tagliole, veleni o cose del genere, questo è ovvio, e poi i decisori politici della comunità locale che, sentiti la comunità, gli scienziati, decidono. Altre persone che si intromettono possono creare molta confusione, purtroppo questa confusione lì c'è stata. Quindi insomma, bisognava tenerli d'occhio e rimuovere i pericolosi. Quindi sì, che ripeto, non sono orsi, né colpevoli né orsi che fanno gli orsi, sono orsi più aggressivi degli altri perché il loro carattere. Li si cattura, li si fa vivere in cattività, li si uccide, cioè, abbiamo tre scelte. La Slovenia è una scelta molto pragmatica: li uccidono e coi soldi che ne ricavano dalla vendita di carne e pelle vanno tra l'altro a rifondare i danni causati da altri orsi, quindi poi la popolazione degli orsi che si automantiene, no? Quindi va proprio in un fondo che serve anche a tutelare gli orsi, tant'è vero che la popolazione di orsi sloveni in continua crescita, la specie è tutelata, la specie non l'individuo, sono due cose ben diverse in ecologia, la specie orso è tutelata, non l'individuo, e la popolazione è contenta di avere l'orso come una risorsa anche turistica dal loro punto di vista, quindi la popolazione è contenta. Quindi si può, volendo, fare nel modo sloveno, si può fare nel modo che è stato fatto spesso in Italia, ovvero di rinchiuderli, cosa che qualcuno vuole. A molti sembra più umano rinchiuderli, ma gli orsi non sono umani. Io lo dico da zoologo: un orso, come tutti gli animali selvatici, ha uno solo scopo nella vita, fare l'orso in questo senso vero della parola, cioè procreare, avere un territorio, avere dei cuccioli, eccetera. Si dice essere come un orso in gabbia, uno che va fuori di testa, no? Proprio certo. Si usa essere come un orso in gabbia. Secondo me, per il benessere dell'animale, è molto meglio ucciderlo, in modo indolore chiaramente, con un'eutanasia, quello che si vuole, che condannarlo a un ergastolo. Teniamo presente che gli orsi chiusi in gabbie strette sono quasi sempre pieni di psicofarmaci, sono quasi sempre castrati, è una vita terribile, un orso può vivere 30-40 anni anche in cattività. Quindi è un ergastolo terribile che io non condivido assolutamente. Se la scelta deve essere tra uccidere l'ergastolo, io preferirei, lo dico da zoologo, per il bene dell'animale l'uccisione. Anche perché non possiamo permetterci di dargli un territorio grande, enorme, come quello che ha l'orso, di tanti chilometri quadrati, non esistono territori o recinti così grandi, dove possa avere una femmina che poi fa dei cuccioli, che cosa? Nascono in cattività, essendo nati in cattività e alimentati all'uomo, i cuccioli non li puoi liberare e quindi aumentano orsi dedicati all'ergastolo? No, non è secondo me fattibile. Altra cosa è spostarli in altri territori. Certo è che bisogna farlo col consenso della popolazione locale, perché è facile dire li spostiamo altrove, bisogna vedere chi si prende un orso nei suoi boschi. Lei ci ha dato dei numeri, cioè io ero sconvolto a pensare che in Trentino, può essere un territorio vasto, non c'è dubbio, ci sono 100 orsi, io ero sconvolto. Forse un pelino di più anche. Ecco, e dovevano essere, erano 50 allora quando si decise questa cosa negli anni 90. Erano tre rimasti, no, il progetto si prefiggeva per avere una popolazione vitale che fossero come minimo 50, questa confusione, non voleva arrivare a 50 orsi. Il progetto diceva, per avere una popolazione vitale, geneticamente differente, che non si accoppino tra fratelli e sorelle, certo, consanguinei, il minimo era avere 50 orsi. E in Slovenia ce ne sono 1000. E tra l'altro, allora, come in Trentino in realtà sono in gran parte condensati sulla parte orografica dell'Adige che confina col Parco Brenta, quindi verso Lombardia, quindi neanche in tutto il Trentino, soprattutto nel Trentino occidentale, in Slovenia sono 1000.
di cui la gran parte quasi tutti nella bella Ucraina, quindi l'angolino della Slovenia verso la Croazia, mm-hmm. per intenderci la zona di Krani, no? la famosa carniola bianca, come veniva chiamata in italiano. E non è un la orso... più alta densità d'Europa. E non è un orso in estinzione. No, la specie orso non è in estinzione, era localmente in estinzione in Trentino. La specie orso, non lo dico io, ci sono dei criteri internazionali che definiscono il livello di allarme, di attenzione che dobbiamo avere alle specie. L'orso bruno europeo è a livello minimo, per dirti, come il cervo o il capriolo. Non è assolutamente considerato di estinzione. A differenza dell'orso d'Abruzzo, altre domande che fanno, ma perché in Abruzzo funziona diversamente, perché non li porto in Abruzzo? In Abruzzo vi è una sottospecie molto diversa, endemica italiana, l'orso marsicano, più piccola, più timida, meno propensa ai contatti con l'uomo, è assolutamente geneticamente isolata, che va salvaguardata, e lei sì minacciata di estinzione, perché in tutto il mondo di orsi marsicani ce ne sono una cinquantina, forse meno, e purtroppo tutti imparentati, perché quelli abbiamo, non è che possiamo rinsanguarli con altri. Quindi la gestione dell'orso marsicano e dell'orso bruno alpino sono due gestioni ecologicamente totalmente diverse. Il nostro obiettivo era ripopolare il Trentino, non perché mancavano appunto gli orsi, no? E ripopolare l'intero arco alpino, cioè il progetto d'altro non prevedeva di ripopolare il Trentino. Che, esatto, sono rimasti lì. Esatto, di creare un nucleo lì che poi si espandesse e si ricongiungesse con la Slovenia da una parte e con la Francia dall'altra. Non è accaduto per un fenomeno particolare e inaspettato, ovvero sapevamo che negli orsi, come in quasi tutte le specie, i maschi sono più vagabondi, no? Il maschio è quello che si allontana dal branco e cerca più femmine, capita nel lupo, capita un po' anche nella nostra specie. Volevo arrivare proprio al lupo. Le femmine invece tendono a rimanere più legate al nucleo familiare. In Trentino questo, per dei motivi che non conosciamo esattamente, è stato un po' esagerato, ovvero tutte le femmine che sono nate in Trentino finora sono rimaste in Trentino. Pensate che invece dei maschi che sono nati in Trentino in questo progetto, ben 51 di quelli che conosciamo noi hanno provato a uscire dal Trentino per colonizzare l'arco alpino. Gran parte di quelli che abbiamo noi qui in Friuli Venezia Giulia o che arrivano in Veneto arrivano dal Trentino, non dalla Slovenia. Però non trovando femmine tornano indietro, perché loro vorrebbero espandere il territorio e non rimanere concentrati in una zona. Ma se le femmine non si muovono, alla fine i maschi tornano dove le femmine sono rimaste, e le femmine si stanno espandendo molto molto lentamente, rimangono quasi tutte ancorate dove sono nate, e chi si espande rimane in Trentino. Senta Bressi, un'altra cosa che lei ha già citato, perché è un vero problema per esempio in Veneto, i lupi. Sì, è un problema diverso. L'orso è un problema come abbiamo visto rischio... soprattutto per la sicurezza dei turisti, dei viandanti, eccetera. Il lupo lo è? Il lupo al momento no, dati alla mano non lo è per l'uomo. No, perché mentre anche con l'orso abbiamo avuto le aggressioni precedenti, e ci sono casi in giro per l'Europa di aggressioni, tutti i casi documentati, se andiamo a vedere anche io zoologo, di gente che mi telefona e mi dice sono stato aggredito da un lupo in bosco, potremmo fare una trasmissione intera elencandoli, di dati documentati e provati di lupi aggrediscono l'uomo, sono sempre solo lupi purtroppo fuggiti dalla cattività, quindi lupi detenuti legalmente che avevano una certa confidenza con l'uomo e che quindi non hanno paura a pretendere cibo. Il lupo al momento in Europa è sicuramente un problema e va gestito attentamente per la zootecnia, per chi fa allevamento, per le nostre maglie, eccetera, ma è una cosa. Come sicurezza umana finora in Europa non ci sono stati problemi da questo punto di vista, e ricordiamo che mentre in Italia abbiamo 100 orsi, come abbiamo detto, di cui se mettiamo quelli tra abruzzesi 150, di lupi ne abbiamo tra 3.500 e 4.000 in Italia, quindi se con 4.000 lupi al momento non è mai accaduto nulla, e sono presenti in tutta Italia, isole a parte, non c'è regione italiana che non abbia lupi, e abbiamo due branchi alla periferia di Bologna da anni. State quanti runner, quanti vanno in periferia di Bologna, certo. Non ci sono mai stati casi. Anche recentemente è stato in onore della cronaca una signora che dice che è stata morsa da un lupo vicino a Livorno in Toscana, ma ammesso che sia vero, perché non sono testimoni, potrebbe essere un cane, ma crediamo pure alla signora che sia un lupo. La signora dice: il lupo voleva sbranare il mio animale domestico, io gli ho tolto il mio animale domestico di bocca.
Allora lì non è il lupo che ha aggredito la persona, se tu togli il cibo di bocca a un animale selvatico che ti becchi un morso può capitare con uno scoiattolo. Devo lasciare il mio cane che se lo mangi. Non vole... certo, però non è neanche un'aggressione certo, da parte di un lupo. Certo. Dobbiamo capire che per il lupo è l'animale domestico e tu che vai a spasso con una bistecca vicino e la vuole per lui. Va bene, ultimissima domanda e devo dire che lei ha una passione che riesce a trasmetterci. Io l'ascolto davvero rapito. Complimenti. Grazie. Professor Bressi. Allora, l'ultima cosa, quindi nella famosa pista che collega, pista ciclabile oggi, ex pista del treno che collega Trieste con la Slovenia, erano veri quegli avvistamenti? Quelli sì, alcuni sono documentati. Teniamo presente che c'è uno studio americano fatto sui grizzly, che sono una sottospecie del nostro orso bruno, quindi è probabile che valga anche per i nostri orsi. Hanno visto che il modo di camminare degli orsi, che appoggiano tutte le piante dei piedi, quindi sono plantigradi, noi li chiamiamo così, è un modo che trova molto comodo, come noi umani, proprio le piste forestali. C'è un orso, se ha la possibilità per spostarsi di una bella pista forestale piatta, preferisce perché gli è più comodo camminare lì. E quindi certamente è abbastanza facile incontrarli anche sui sentieri. Voglio davvero ringraziare Nicola Bressi per essere stato con noi. Ogni tanto vediamoci, cioè, no? Raccontiamo, diamo delle informazioni anche utili, degli aggiornamenti. Come volete, a disposizione. Anche delle segnalazioni. Vi aspettiamo anche al Museo di Storia Naturale, ecco, a Trieste, tra l'altro. Lo dica. Potete chiederlo, abbiamo un servizio Sportello Natura, un cittadino che ha delle domande, eccetera, può farle a noi del museo, sportellonatura@comune.trieste.it e se possiamo rispondiamo più che volentieri. Io aggiungo un altro pezzo, invece là dove anche sono abituati e come la provincia di Bolzano, che ha realizzato invece questo video, aiutami Enzo, così lo facciamo partire. Grazie ancora a Nicola Bressi e vi facciamo vedere altri consigli. Le popolazioni della Scandinavia e dei Balcani sono abituate agli incontri con gli orsi, come noi siamo avvezzi ad avvistare un capriolo nel bosco. Ma in Alto Adige e in Trentino molta gente ha paura degli orsi. Paura nei confronti dell'orso è un sentimento sicuramente comprensibile. Questo è dovuto in parte anche al fatto che nelle nostre zone l'orso è tornato da relativamente pochi anni. Conoscere più da vicino gli orsi che vivono in regione ci può aiutare a superare la paura. L'orso bruno europeo è un animale schivo e prudente. Da un lato conduce una vita solitaria, ragion per cui evita il contatto con l'uomo. Dall'altro è un animale curioso, dotato di una spiccata capacità di apprendimento e di adattamento. L'orso bruno ha tante abilità. Formidabile camminatore, sa arrampicarsi sugli alberi e si muove agevolmente sulla roccia e sul ghiaccio, anche in alta montagna, oltre quota 3000 metri. È un velocista che raggiunge i 50 km all'ora. Ha l'olfatto particolarmente fine e un udito molto ben sviluppato. Ma la vista è mediocre. Se l'orso si alza su due zampe, non vuol dire per forza che questo sia un segno di aggressività. Sta magari soltanto cercando di compensare la sua miopia con gli altri sensi, quindi l'olfatto e l'udito, e cercare di intuire se nella zona circostante ci sia qualche minaccia. Il maschio adulto può raggiungere una statura di 2,20 m e un peso di 250 kg. Durante il letargo, l'orso bruno perde il 20% della sua mole, un calo di peso che è costretto a recuperare in estate e in autunno, ingerendo grandi quantità di cibo. Nutrirsi è la sua occupazione principale, a cui riserva per lo più le ore notturne. Infatti, generalmente l'orso bruno diventa attivo dopo il tramonto, per andare a caccia di cibo e mangiare finché fa giorno. L'orso bruno è onnivoro, si nutre di ciò che trova. Circa il 60% della dieta consiste in piante erbacee e frutta. Tuttavia, l'occasione può farne un predatore. Uccide animali se sono facili da catturare. L'orso è, insomma, un opportunista alimentare. Ecco perché si dovrebbe evitare di abbandonare nella natura gli avanzi di cibo rimasti nello zaino. I rifiuti portano l'orso sulle tracce dell'uomo.
L'orso appartiene al gruppo dei grandi predatori ed essendo un animale selvatico dobbiamo sempre considerarlo un animale imprevedibile e quindi anche potenzialmente pericoloso per l'uomo. Per quanto imprevedibile, l'orso bruno europeo rimane un animale schivo che evita il contatto con l'uomo, ove possibile. In altre parole, rappresenta un pericolo solo in circostanze particolari. Una delle situazioni più pericolose è quando si incontra la femmina con i piccoli. Soprattutto nei mesi tra maggio e giugno, quindi durante il periodo degli amori, il fatto magari di aver incontrato l'orso maschio precedentemente potrebbe causare un atteggiamento molto aggressivo anche nei confronti dell'uomo. Un'altra situazione di pericolo è quando l'orso è intento a mangiare la sua preda. L'orso non è un cacciatore specializzato, ma è un opportunista e quindi nel momento in cui sta mangiando la carne, la sua preda, non bisogna assolutamente avvicinarsi perché tenderebbe comunque a difendere il suo pasto. Una delle situazioni più pericolose è causata dalla presenza del cane. Un cane libero in bosco corre verso l'orso, questi sentendosi minacciato lo insegue e la reazione del cane è quella di cercare protezione presso il proprio padrone. Quando ci si trova in una zona dove può essere presente l'orso, il comportamento corretto con il cane è quello di tenerlo o sotto controllo o al guinzaglio. Un'altra situazione di pericolo è quando l'orso va in letargo. In questa fase è particolarmente indifeso e se venisse sorpreso dall'uomo potrebbe reagire in maniera aggressiva. Non è vero che l'orso va in letargo soltanto nelle caverne, ma potrebbe dormire anche sotto un albero o sotto uno sperone di roccia. Per evitare incontri indesiderati e ridurre la probabilità di imbatterci in un orso, possiamo osservare alcune regole fondamentali. Quando stiamo passeggiando in una zona dove è presente l'orso, è bene mantenersi sui sentieri e sulle strade forestali e anche cercare magari di parlare ad un tono di voce normale in maniera da essere individuati anche a distanza dall'orso. Se nonostante le precauzioni non riusciamo a evitare l'incontro con un orso, il comportamento corretto dipenderà dalla distanza che ci separa dall'animale. Non esiste una distanza di sicurezza fissa da tenere rispetto all'orso. Questa può variare in funzione dello stato di stress dell'animale o a seconda del soggetto che possiamo incontrare. Se dovessi vedere un orso a lunga distanza, potrei sicuramente in questo caso fermarmi ad osservarlo un attimo. Dopodiché dovrei allontanarmi da lui e non continuare il mio cammino nella sua direzione. Nell'allontanarci e quindi nel guadagnare distanza dall'orso, dobbiamo assolutamente evitare di fare movimenti di scatto o comunque di correre. Bisogna sapere che l'orso è comunque più veloce di noi nella corsa, sa arrampicarsi meglio di noi e sa anche nuotare. Per questo motivo, quando ci allontaniamo lentamente, non dobbiamo cercare rifugio su un albero, su una roccia o fare dei movimenti bruschi come saltare uno steccato. Se camminando nel bosco dovessi incontrare un orso a media distanza, la prima cosa da fare è riuscire a mantenere la calma. Dopodiché dovrei, senza fare scatti veloci, indietreggiare, mantenere l'orso nel mio campo visivo e, se possibile, lasciare a terra un oggetto come una giacca o uno zaino. L'orso, avvicinandosi, venendo nella mia direzione, si fermerà a controllare l'oggetto che ho lasciato a terra e in questo modo aumenterò la distanza tra me e l'orso. Se per puro caso dovessimo incontrare un orso a brevissima distanza, il comportamento corretto da tenere è quello di sdraiarsi per terra e coprire il capo con le mani. In questa maniera non faremo aumentare l'aggressività dell'orso
e un corpo inanimato a terra è sicuramente per un orso poco interessante. In ogni caso, mai cercare di difendersi, perché comunque l'orso è sempre più forte di noi e questo stimolerebbe soltanto un'aggressività maggiore. Queste norme di comportamento generali, formulate dagli esperti, sono il risultato di esperienze raccolte nelle aree in cui l'uomo convive da sempre con l'orso. Tenerle a mente ci permette di ridurre ulteriormente il rischio di incidenti, di per sé basso. Chiunque avvisti un orso, anche a distanza, o ne rinvenga le tracce o gli escrementi, è invitato a darne comunicazione all'ufficio Caccia e Pesca chiamando il numero telefonico 328-87-45-844. Un team di esperti monitora la popolazione ursina, raccogliendo dati e informazioni sulla posizione degli esemplari presenti nel territorio provinciale. È questo il modo migliore di proteggerci dagli attacchi degli orsi. In conclusione, si può dire che la probabilità di incontrare un orso nella nostra zona, quindi sul confine tra la provincia di Bolzano e di Trento, è molto bassa. Nel caso lo dovessimo incontrare ad una distanza di sicurezza, può essere anche una bellissima esperienza. In collaborazione con sono abbonato. MyTT è il programma fedeltà di Trieste Trasporti che premia gli abbonati con vantaggi esclusivi. Visita il sito e scarica l'app. Più viaggi, più vantaggi. Mi sono abbonato.